E salve a tutti ragazzi, benvenuti su un altro video di Cortex Gaming. Continuiamo la nostra avventura su in America, su American Truck Simulator. E vediamo un attimo, danneggiamento 2%, visto. E continuiamo il nostro giro per gli States. Ok, vediamo un po'. Io dovevo andare a comprare dei garage. Allora, sono stancuccio. Intanto accendiamo tutto. E dobbiamo andarci a trovare un bel lavoretto. Prima però riposare come al solito. Ah, che giro che devo fare. Oh, dove devo andare? Si esce da lì. Sono... Ah, premi il tasto per spegnere il motore. Posteggio, ma sì. Tanto dobbiamo riposare, ok. Riposiamo. Oh, e ci andiamo già direttamente. Siamo alla Walbert, quindi già andiamoci a trovare un bel lavoretto, va. Ok. Non spengo le luci. Bene. Ma l'ho già trovato il lavoro, oh no. Il navigatore dove mi dice di andare? Scusate, ora non per niente, ma... sei miglia. Vado dove mi dice lui, non mi ricordo più io assolutamente dove... cosa ho fatto l'ultima volta, sinceramente. Era un po' che non giocavo. Ah, ok, no, me lo prendo qua, dai. Faccio così, così almeno... Ok, invio. E beh, troviamo un lavoro autonomo, su. Perfetto, ok, California, ci abbiamo Oakland, Winnemucca, a Winnemucca, e anche non ci sono stato, quindi andiamo a Winnemucca, andiamo a bere il vino della mucca. Ok, dobbiamo andare adesso, torniamo indietro. Scusate che non mi sistemo un attimo. Com'era? 1, 2... Dove? Ah, devo tornare indietro, quindi... Boom! Appunto. Vabbè che non ho danneggiato niente, insomma. Il carico l'è pronto. Dov'è questo caricozzo? Andiamo a prendere il carico. Dove sta? Qual è? Dov'è? È dietro, porca loca, è dietro. Bello grosso sto parcheggiozzo, di... Nella Walbert, guardate quanta roba. Guarda da dov'è, è proprio infilato nel buco, nel corridoio. Beh, che mo devo fare dall'alto, così. Anzi, ok. Guardate che manovre. Lo sta di qua o di là, di qua o di là, di qua e di qua e di qua. Ok. Agganciamento. Ok, signori, possiamo andare. Andiamo, inseriamo la marcia e andiamo. I soliti camion enormi sono questi qua. Infatti possiamo vedere. E insomma, pensavo peggio, guarda, pensavo che fosse più lungo il discorso. Andiamo a Winnemucca, forza. Winnemucchiamoci. Oh, ste entrate strette, però io capisco che sì, la guardia è lì, ma che cacchio. Ok. Salve.
Ragazzi, ci vediamo a Winamucca. Andiamo a Winamucca. È pesante però, è pesante. Ok, signori, e possiamo partire alla grande per andare a Winamucca. Tempesta di sabbia. Ok. Cazzarola la puttanazza, Eva. Ma c'ha tanti posti, proprio che cazzo sei venuto a fa' qui. Vai via, vai. Porca Eva. Così, tranquillo. Vai. 3% di danno. E anche te. Via, via. Fatemi passare là. Ma cosa c'è? Tutti qui. Oddio mio. Tutti alla Walbert, va. Saranno l'operai. Che palle, quant'è il danno del camion? Ha fatto 3-5% e ancora vabbè. Prima di ripararlo ci vuole un pochetto, dai. Che fatica, come va piano. Andiamo a Winamucca. Il tempo che ci dà stimato è arrivo alle 8 e mezzo di sera, ma stiamo andando molto molto lenti, quindi spero di recuperare. Le miglia sono 376 adesso, attenzione, 9 ore di viaggio, è bello duro. Arrivo stanco un'altra volta, qui in America le distanze sono chilometriche, la benzina sono pieno, bene, mi fa piacere. 55 miglia orarie. Cara polizia, fammi passare, c'hai lo stop. Ok. Bene, abbiamo preso le 155 miglia orarie, ma tanto noi siamo pesanti e credo che più di tanto non si possa andare, quindi va bene così. Vediamoci un po' di visuale esterna. Camion tutto in legno di rovere. Stiamo trasportando due boiler, tre boiler, uno più piccolo e due grandi. Tanto ci sta per superare, ma noi gli stiamo tagliando la strada in un certo senso. Ecco, bella suonatona. 55, cacchio, ci siamo arrivati, ma perché in discesa? Sacramento, Stockton. Per ora che la strada è bella diritta, è una bella visuale questa, sinceramente, un po' vede il camion da fuori e tutto. Ok, 56, qui la multa te la fanno istantanea quasi. Ok, adesso si sale, quindi caliamo la velocità, ovviamente. E vai. Che è successo? Ah, mi hanno levato la rata del prestito, bene. Io devo ancora pensare a dove fare la, dove comprare un altro garage, sinceramente, o ampliare il mio. Comunque c'ho 300.000 dollari, quindi non è che. Bisogna stare attenti che se ci capita dietro una macchina della polizia ci fa la multa istantanea. Ok, welcome to Sacramento. L'ho esplorata Sacramento, non mi ricordo.
rincorsa a Sacramento. Hanno fatto multa limite di velocità di 1 km orario. Attenzione, che bello. Ma andate a far culo sto gioco, però quando fa così, guarda, lasciamo stare. Ah, mio god. Dai, entriamo dentro, va. Ok. Ma pensate, c'erano i lavori, non mi sono accorto. Ma che dovevo frenare di botto? Che palle questo gioco. Intanto possiamo notare che già abbiamo calato di mezz'ora l'arrivo, anziché delle 8:30 le 8. Dobbiamo girare e gentilmente, ah, gira anche lei, meno male, vada. Interne o un'altra, no, un'altra autostrada. E che frenatona, dai, 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 ma che ci fa quella, ma dai, su. Oh, bla, frenata a culo. Pronto, che è successo? Ok, la metà che la freccia devo fare anch'io. Io mi insinuo così perché non ho capito. Ok. Che ripartenza più lenta del mondo. Attenzione! Un camion giallo-blu. Mamma mia, io sono lento, ma quello davanti peggio di me. Oddio mio, che la gara delle lumache, attenzione, signori. Vada, vada, mi si allumachi. Ma quelli in alto che vedo sono aerei, elicotteri, cosa sono che volano questo? Cosa sono quei cosi, quei puntini lassù? Vediamo un attimo dall'alto. Le vedete in alto al teleschermo? Sono aerei, credo. Penso di sì. Uccellini, che so. Non lo so. E comunque sono talmente pesanti che sono riuscito ad arrivare a 21 km. Il camion davanti mi ha distanziato nettamente. Ma sono pieni questi boiler. Porca Eva. Su, vada. L'arrivo è ritornato alle 8:30. Cacchio. Con l'UPS che mi superano tutti in agilità così mostruosamente mostruosa. Ok. 29, 30, dai, su, aumento, aumento. Che ora c'è la discesa? 231 miglia ancora da percorrere. E 57 ho sforato. Comincia la strada SS. Ok. Oh, mamma mia. Ma che bella macchina che è passata adesso. Un pick up tenta di superarmi. Ce la farà? Non ce la farà? Non ce la fa? Non ce la fa? Eccolo. E voilà, al volo proprio. Mi sono spostato io, sennò.
Già la stanchezza è salita, sta salendo proprio mostruosamente. 185 miglia, signori. Oh, 80 finalmente. Posso tenere tutto abbassato, tanto non ci arriverà mai a 80 questo. Comprare un camion con molti più cavalli, con molta più potenza, comunque non ha senso perché ti fanno la velocità è questa, ti fanno le multe proprio solo a guardarti, ha senso di bellezza, quello sì, di estetica, però proprio tanto la velocità deve andare lì, a quello. Oh, 69, 70, giusto perché siamo in discesa, non per niente, ma. Vedi, si è abbassata dall'8,5, sta scalando paurosamente. 7,55 di sera, 19,55 per me, 7,55 per me, post meridiem. Ma che mi supero anche. Sono riuscito ad arrivare a 80, signore. 78, ok. Questo frena, non si sa perché. Ricolpetto di freni ancora. Curvona malefica. Ancora colpetto di freni. Ogni curvetta questo frena. È ricalata a 65 la cazzo della velocità. Ma ti cala all'improvviso così. Meno male me ne sono accorto al volo. Così. Beh, forse giustamente nei pressi delle uscite, dei caselli, va bene. Che città è questa qua? Oddio, dove vado? Ehi, 91-99.9 Huyobuyo. Oh, che poi magari c'è davvero nelle radio, eh. 30, è calata a 30, cazzo, mi fanno la multa se non mi muovo, ok. Mamma mia, l'ho visto al volo anche qua. Eh sì, sto entrando in città. Live here, eat here. Vivi qui, mangia qui. Sweets. Bene. Qui c'è scritto Lumberjack, addirittura la pubblicità delle Lumberjack. Wow. Ritorniamo a 65. Che cosa, che città è questa? Ce lo dice fra poco. Fra poco ce lo dice il discorso. Winnemucca, vedete il cartello Winnemucca, grande paese. Voglio andare ad abitare a Winnemucca, signori. Qui lo dico e qui lo nego. Magari sei il paese più tranquillo che c'è al mondo. Ah, è Reno. Teddy Reno. Voi non sapete, ovviamente, il pubblico adulto lo saprà chi è Teddy Reno. Ma quello un po' così. L'uovinotto sa nemmeno chi è, te direi. E manco lo sto a spiegare, tanto è inutile. Shark Free Aquarium, addirittura pubblicità dell'acquario degli squali. Che bello. E vada, e vada, e vada, e vada tranquillo, vada.
80 km un'altra volta, meno male, dai. Zona, adesso zona super desertica, di Winnie Mucca e nel nulla del deserto. È la stanchezza, arriviamo sempre stanchi ogni viaggio. E 53, vedete, dalle 8:30 abbiamo recuperato un'ora e mezza abbondante. Ok, voi che fate la fila indiana, grazie, ma vedete voi se io vi devo superare. Freni pure, mamma mia. Dai che recuperiamo quasi 2 ore da quello che c'era scritto. Giallo, a me piace giallo, io lo devo ritingere giallo, perché anche è troppo bello questo colore qua. Oddio, superamento in tempo 65, calata giustamente, ci sono i lavori e tanto fra poco devo uscire a Winnie Mucca. Oh yeah, dai su che usciamo a Winnie Mucca. Yuhu, siamo arrivati a Winnie Mucca. Abbiamo esplorato anche troppo veloce. Incredibile, signori, i freni di questo camion. Meno male. Sta bello questo grigio così, wow. Vabbè, voglio guidare un pullman, si può? Certo che si può, perché dopo faremo anche, io che sono appassionato di questi simulatori, farò anche una serie su Bus Simulator. Appena lo sistemano un po', perché è proprio impossibile adesso, proprio non hanno fatto qualche aggiornamento, ma è meglio di no. Quindi faccio passare un altro po' di tempo, perché appena lo sistemano un po' è carina anche come idea. Ok, quindi giriamo qua nella fattoria. Ah, vedi, una fattoria Farming Simulator, l'abbiamo portato qui a Farming. Bene. Che cazzo dobbiamo andare? Scusate, dove dobbiamo lasciare questa roba? Indietro. No, cacchio. Aspetta, va. Dove la cacchia, stracacchio, la dobbiamo lasciare lì all'inizio. Oh! Dio mio! Ok, ore per parcheggiare, ma non mi ha dato niente. Oddio mio. Vai, 3 ore. Mi sbaglio, poi dobbiamo lasciarla. Ma qui sono i lavori però. Oh!
Senta, io dovrei lasciare questi boiler. Dove cacchio e straccacchio? Ah, ok. Io boh, non lo so là. Ok, conferma. Ok, boh. Comunque, noi abbiamo sbloccato 3 achievement di fila. Wow, e siamo anche a livello 7. Wow. Continuiamo così, che sblocchiamo e ritorniamo qui al carico pericoloso. Buono. E applichiamo. Bene, signori, io vi lascio qui, tanto poi mi vado a riposare. Per questo video è tutto con American Truck Simulator. Il prossimo video cercherò di almeno andare in giro per comprare qualche o per upgradare il mio garage. Poi vediamo insieme come si fa e ci sentiamo proprio al prossimo video con Cortex Gaming e American Truck Simulator. Grazie a tutti, ciao!